una donna straordinaria, nel senso proprio del termine, straordinaria. È una super giornalista specializzata in cronaca giudiziaria, scrive per La Repubblica dal 1998. Da luglio del 2013 lei vive sotto scorta perché ci sono state minacce mafiose mentre lei svolgeva il suo lavoro per se stessa, per il suo talento di giornalista, ma ricordiamocelo, per ognuno di noi, è per ognuno di noi che vive sotto scorta questa grandissima donna, Federica Angeli. Buon pomeriggio. Grazie. Grazie Federica. Brava Federica. Intanto dovrei dire ufficiale della Repubblica Italiana al merito, perché questo è stato è ciò che ha detto il presidente Mattarella sì. nel 2016, quindi dovrei darti dell'ufficiale, ma invece ti darò del tu. Mi permetterò. Tu io posso, sì, va bene, per mia solenne fortuna. I premi tantissimi che tu hai vinto, tanti, da Donna dell'Anno, Premio Francese, Premio Piersanti Mattarella, Premio Nazionale Borsellino, e poi sei una mamma. Io poco fa le ho detto no. Tre figli, vitina di Vespa, sì. Così, e una mamma che ha deciso di scrivere un libro che è Il gioco di Lollo, edito da Baldini e Castoldi, eccolo qua, e in questo libro robusto che cosa c'è? Dunque, in questo libro io ho prestato la mia penna a mio figlio più grande, sono io che scrivo, ma ho scavato dentro di lui, ho fatto la giornalista dentro casa. Lorenzo. Con Lorenzo, sì, che è il più grande, e gli altri due, insomma, ne ho altri due. E ho cercato di scavare nel suo animo per capire cosa gli fosse rimasto di questa vita sottosopra, di questa vita sottoscorta, e da un anno anche loro tre sono sottoscorta per le minacce che le mogli dei boss hanno rivolto proprio direttamente ai miei figli. Ed è stato curioso capire determinate cose per me. Prima di tutto, se si fosse sedimentato in loro la paura. Io ho fatto di tutto in questi anni perché non si sedimentasse la paura. Ora, se vuoi, raccontiamo perché raccontiamo tutto. E soprattutto un'altra emozione che mi spaventa molto, la rabbia. Io temevo che questa vita in gabbia, che loro magari potevano vivere come un'ingiustizia, visto che fino a un anno fa questi personaggi, queste persone giravano in libertà, poi finalmente sono stati arrestati, avevo paura che suscitasse in loro qualche brutta emozione, la rabbia, quindi una sorta di vendetta. E invece no. E per me questa è stata, da genitore, una delle conquiste più importanti, perché vivere senza rabbia è veramente vincere, secondo me. Allora, non so se sia questa la citazione, vietato l'ingresso ai ragni e ai visigoti. Credo che sia questo che Roberto Benigni dice al piccolo Giosuè, sì. Il papà. Roberto Benigni nella Vita è bella dice al piccolo Giosuè, quando c'è scritto vietato l'ingresso agli ebrei. Allora, tu hai reso reale quella lezione della Vita è bella. Sì, perché se le cose belle ci devono comunque insegnare qualcosa, allora il film straordinario di Benigni a me e a molti di noi ha dato tanto. E quindi, siccome io mi è cambiata la vita nel giro di 6 ore, perché tanto è passato dalla minaccia, dalla mia testimonianza del tentato duplice omicidio all'assegnazione della scorta, non riuscivo a trovare qualcosa che potesse non suonare come pauroso e spaventoso per i miei figli. E allora, aprendo la porta di casa, subito dopo aver ricevuto la scorta, dico loro che la mamma aveva fatto questo articolo stupendo, fantasmagorico, per cui il giornale mi aveva premiato dandomi degli autisti. Ma che bello, mamma, che bravo. Ma tu sei un genio, ma è favoloso. A parte che l'articolo era straordinario e quindi non c'erano dubbi, però tu hai detto ho vinto, il giornale mi ha premiato, mi ha dato questi 4 autisti, 2 a turno, e i bambini si guardavano, ma come cambia la vita? Quanti anni avevano? Allora, 8, 6 e 4 anni, quindi ho detto, ma dice, quindi che cosa comporta questa cosa, ragazzi? La mamma non può aprire la porta di casa se sul pianerottolo non ci stanno loro, pensate che bello, no? Che bello, mamma, che brava, quello di mezzo fa una pausa, ascolta, non commenta, poi dice, mamma, bello, ma tra quanti articoli ci danno la villa? E questa cosa ci ha dato il là per giocare alla Vita è bella. Per cui la benzina sotto la porta di casa,
il proiettile, le grida sotto il balcone, infame, gli infami muoiono, oppure gli appostamenti di Roberto Spada con il cugino sotto al balcone, che per i miei figli sono diventati il gioco degli spasimanti, no? Per cui il padre gli ha detto: ragazzi, vi sarete accorti di queste due persone, non li sentivamo parlare in cameretta, preoccupatissimo, mai visto, mamma mia, che paura, stanno qui, ciondolano la testa, sempre sotto al balcone. Quindi mio marito il giorno dopo interviene e dice: non so se vi siete accorti. E loro: sì, appunto, ne parlavamo proprio ieri. Avete presente Romeo e Giulietta? Dice: ancora no. Bene, questi due sono tipo Romeo e Giulietta, che sono innamorati follemente della mamma. Quindi niente paura, sono qui sotto per poterla guardare. E la piccola lo guarda, innamorata perdutamente, dice: papà, stai tranquillo, sei più bello tu, mamma non li guarda loro. Questa è Federica Angeli, attenzione, una leonessa, e lo sappiamo bene, che però poi si svela in questa formula che è quella che ci troviamo di fronte leggendo questo libro. O per esempio, quando suona la campanella a scuola, prova a dirlo ai tuoi figli che non possono uscire con tutti gli altri bambini, no, come si faceva prima, ma li aspetto nell'atrio e, siccome la scuola ha diverse uscite, ogni giorno scommettiamo sulla scorta quale indicazione ci dà e quale uscita prendiamo, e chi vince ha il premio, tipo il punto sul cartellone. Esatto. Chi indovinava questa cosa poteva mettere la crocetta, oppure semplicemente il giochino, la cosa, perché all'inizio era dura, perché io dentro e tutte le altre mamme fuori. Però ecco, credo sia, perché ho voluto raccontarla, ecco, questa volevo storia, arrivare. Perché io credo sia un modo per annientare, uh-huh, scusate il termine forte, la mafia, sia proprio sorridere e ridere di lei. È difficilissimo. Però a colpi di ironia e col gioco è stato possibile. Quindi è un modo nuovo di raccontare la mafia. Noi non le raccontiamo le cose brutte. I bambini non vedevano l'ora, da una parte, che ci arrivasse, che ne so, l'avvertimento o l'urlo, perché dice: così vinciamo il premio. Ed è stato difficilissimo per noi genitori, anche mio marito, devo, sì, dire la verità. Ovviamente. Parliamo di un uomo, parliamo, sì, di un uomo. Sembra banale, accanto a una grande donna c'è sempre un grande uomo. Non è banale, è esattamente così. Poi succede che dal mamma abbiamo vinto, perché, sì, perché entra il carro armato con il soldato americano che prende il piccolo Giosuè e lo porta fino a sua madre, e succede che Giosuè cresca, e che quindi Lorenzo, e vogliamo dire gli altri, Alessandro nomi? E Viola. Alessandro e Viola, attenzione che poco fa sono arrivati a casa, pioveva, e la mamma: oh, mi raccomando, tenete vostra sorella che è piccola, vola via. Sempre per rassicurarle, insomma. No, ma così per rendere anche il disastroso maltempo un motivo di, no, leggerezza. Di leggerezza. E dicevo, i Giosuè crescono, diventano grandi. Lorenzo oggi ha 14 anni, sì, l'abbiamo visto, se non vado errata, in foto. Quindi sei 14 anni, comincia, è già arrivato il bocione, no, ovviamente. Sì, sta cambiando la voce, sta arrivando. E quella è mia mamma, cioè è mia mamma, è mio papà, è la mia famiglia, da cui il gioco di Lollo è diventato protezione dei fratelli. Dei fratelli e anche tua. Anche nostra, certo, sì. Perché tua. A un certo punto si cresce. E c'è proprio, ci sono i due capitoli centrali in cui c'è la difficoltà, no, di capire che Babbo Natale non esiste più, quindi sì, il Natale successivo è sempre leggermente più triste, no, di quello quando arrivava Babbo Natale travestito. E lui se ne rende conto e lo capisce quando gli amichetti in quinta elementare lo isolano, perché le loro madri, come un po' nell'immaginario, un po' nell'opinione pubblica di chi non vuole andare a fondo, avere la scorta è un privilegio. Quindi i commenti è arrivata la principessa, fino a che è stato appunto in classe isolato, perché dicevano: tu sei figlio di un infame, perché tua madre ha fatto la spia sugli Spada. E i bambini non hanno colpe, chiaramente. E Lorenzo si è tenuto tutto dentro, il mio grande rammarico è averlo capito con qualche settimana di ritardo, però per fortuna
è intervenuto il maestro, quindi laddove no, non arriva la famiglia, abbiamo avuto la fortuna di avere il ruolo dei maestri, il ruolo degli insegnanti, ha fatto fare un tema a tutta la classe dopo aver spiegato cosa aveva fatto la mamma di Lorenzo, e lui in quel capitolo dice: ma la stava raccontando diversa, ma come le minacce, ma se era tutto bello, ma in realtà lui sapeva, aveva già capito, doveva solo fare il passaggio. E quindi poi diventa adulto, ragazzo, adolescente, ragazzo, e comincia a studiare una strategia, perché ci stavamo avvicinando alla fine del gioco, il cartellone era quasi pieno, perché in 5-6 anni ce ne hanno fatte veramente talmente tante che queste 2000 crocette sono arrivate subito. E allora comincia a dire ai fratelli: beh, siamo per arrivare alla villa, e lui per prendere tempo dice: ragazzi, ma la vogliamo veramente questa villa o ci piace tanto casa nostra? Ragionate, perché poi quando è grande la casa arrivano i fantasmi, arrivano tutti. E quindi i fratelli ha detto: no, guai la villa, andiamo avanti col gioco, facciamo finta che non ci siamo accorti, i fratelli dicono che siamo arrivati al traguardo, così mamma e papà non ci cambiano casa. E Lorenzo è diventato, suo malgrado, complice, diciamo, di questa famiglia che ha provato a giocare in tutti i modi contro questo mostro gigantesco, e alla fine abbiamo vinto perché li hanno arrestati e ora sono in carcere. Io applaudo e non parlo, vedi un po', applaudo e non parlo. Allora, arriviamo anche all'ultimo capitolo del libro, però non sperate, no, che vi diciamo come finisce, assolutamente, perché non ci pensiamo proprio. Lascia perdere, lascia stare, ma soprattutto lasciate Ostia. Quante volte te lo sei sentito ripetere? Quante volte hai pensato di lasciare quella casa, non per andare nella villa con i fantasmi, ma di lasciare quel luogo? Beh, diciamo, ci sono stati in questi 6 anni 2 episodi. Uno è quando alle 4:30 del pomeriggio è scivolata la benzina sotto la porta di casa e io ero da sola con i bambini. Quando violano la tua privacy, casa tua, in mezzo al pomeriggio, tu capisci di quanto puoi essere un bersaglio. Sì. Quindi io ho pensato veramente di mollare tutto e di andarmene. E l'altra, 3 anni dopo, quando hanno dato fuoco alla macchina prima di mia sorella, poi del mio avvocato e poi del locale, l'unico locale a Ostia dove andiamo a mangiare raramente, noi hanno cercato gli spada di crearmi il vuoto attorno. E ho sentito la paura dei miei familiari, di mia sorella, persone che giustamente dicono: io non sono fatta come te, quindi io ho paura. E ho capito che non era giusto che la mia scelta fosse ricaduta anche su di loro in quel momento, e quindi ho detto: lascio perdere. Poi però, per il mio caratteraccio, ho detto: sai che ti dico, loro hanno toccato il mio cuore, che sono i miei affetti familiari, io adesso tocco il loro, che sono i soldi. Quindi ho pubblicato tutta una lista di tutte le loro attività che avevano su Ostia, con prestanome o direttamente gestite, e loro ho invitato la cittadinanza a non andare in quei locali, anche solo un caffè preso nell'altro bar poteva comunque essere un modo per sentirsi protagonisti contro la mafia. E quando c'è stato il noi, allora lì posso dire di aver vinto, perché da sola non andavo da nessuna parte. Ultima domanda, anzi, e invece l'ultima è la mia, dice Lorenzo, Lollo, sì, no? Sì. Cioè, in questo libro, così non svegliamo nulla, ovviamente, qual è la domanda fatta da tuo figlio che ti ha... sai, tu non sei una persona alla quale fare domande, tu sei una persona da ascoltare, dai, con la massima attenzione, te lo posso garantire, e questo non rende più facile il lavoro, perché poi dopo viene toccata la coscienza e uno deve capire e fare proprie le parole che tu hai detto. Ma la domanda che ti è piaciuta di più, che mi ha fatto mio figlio, sì, beh, è stata quella sulla rabbia. Perché io non dubitavo. Quando ci si lavora, io ho lavorato molto, come ti dicevo prima, su questa emozione, proprio perché è un'emozione brutta, proprio perché così vengono, purtroppo, mi dispiace tanto, perché io provo affetto, può sembrare incredibile, però per i figli di Spada. Io sto provando in tutti i modi, con un'associazione che poi è nata attorno a me, di coinvolgere questi ragazzi, ragazzini, però insomma ancora non c'è verso, perché ancora mi vedono come la cattiva che ha fatto mettere in carcere i genitori, cosa naturalmente che non è nelle mie possibilità, io ho solo raccontato con una penna.
E quindi quando Lorenzo mi ha detto: mamma, ma tu come fai? Mi puoi spiegare a parole tue come fai a non provare rabbia per determinate cose? Lì ho capito che voleva proprio imparare, perché poi bisogna lavorarci, no? Non è facile lavorare sulla rabbia, su se stessi. No. E allora lì mi ha fatto piacere, perché non avevamo mai affrontato proprio apertamente questa cosa, ma il fatto che lui volesse capire è stata una domanda che ho apprezzato molto. Spero di averlo, con la mia risposta, insomma, aiutato a capire che ce la si può fare a superare questa bruttissima emozione. Un suggerimento. Leggete, prima di leggere Il gioco di Lollo, leggete A mano disarmata. È anche un film. Ne abbiamo parlato qui, è venuta la Federica del film, Claudia Gerini. Vero. Vanno letti entrambi, no? Perché così si ha la possibilità di vedere questa doppia prospettiva. Non è la villa, ma un carro armato lo è di sicuro, il premio finale, che arriverà sotto un'altra forma, che sarà un'altra cosa, ma sarà una cosa meravigliosa per Federica Angeli, mamma di tre ragazzi che non provano rabbia, che sanno frenare la paura e che sono tre splendidi cittadini italiani. Grazie Federica. Ma scusate, posso chiedere alla regia, vero? Tanto che lanciamo la nostra pubblicità, avete l'opportunità di abbracciarla? Andiamo, forza, forza. Perché tanti brava, 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 poi dopo, ecco, andiamo. Ci vediamo tra poco, ci vediamo tra poco, ci vediamo tra poco. Grazie ragazzi.